Fischia tre volte l'arbitro, eccola qui, alla terza giornata di campionato, la prima vittoria del Brondi. È arrivato soprattutto un colpo subito da Ure e qui dobbiamo arrivare, ragazzi, andiamo a vedere cosa è successo, speriamo nulla. No, non ci credo, ma cos'è, un bug? È un bug? Ma perché? Ma che vuol dire tre mesi? Io non ci credo, non ci voglio credere. È stato un colpo durissimo l'infortunio di Michael Ure. Fuori tre mesi, a sette giorni dal derby, peraltro tre come il numero dei giocatori totali che ci si sono fatti male. Fuori per tre mesi, tra l'altro, tutti e tre. E vi parlo, oltre al nostro centravanti, di Slimane e di Mensah, un centrocampista, anzi un trequartista, che avrebbe giocato titolare, e il nostro terzino sinistro titolare. Ora però pensiamo all'attaccante, principalmente, la nostra priorità. Bisogna prendere un centravanti che sia pronto e magari bisognerebbe affiancarlo anche a un giovane, perché Ure era comunque il nostro unico centravanti di ruolo. Ma soprattutto bisogna pensare al derby e all'Europa League, perché la stagione, in questo episodio, entra nel vivo. Sigla e poi partiamo. ...5.788 giorni dopo, il Brøndby è sul tetto di Danimarca! Salve a tutti ragazzi e bentornati qui sul mio canale in questo terzo episodio della carriera, che esce dopo 13 quasi giorni in realtà dal secondo. Eppure i primi due erano molto ravvicinati, è vero, eppure li avete supportati in un modo incredibile, grazie di cuore per questo. E scusate se esce con tutta questa distanza dal secondo episodio, questa nuova puntata. La giustificazione è logica e chi mi conosce lo sa, insomma, ci sono periodi in cui ho più telecronache ed è più complicato naturalmente portarvi questa serie con costanza, anche se è il mio obiettivo. In particolar modo la scorsa settimana ho avuto tre telecronache, una per OneFootball e due per DAZN, e come se non bastasse non sono neanche stato troppo bene, quindi sostanzialmente non sono riuscito ad organizzarmi per caricare un nuovo episodio, anche perché poi in questo periodo devo concentrarmi oltretutto sulla realizzazione, l'organizzazione, la registrazione, poi il montaggio del nuovo derby degli youtuber, che uscirà su YouTube, qui sul mio canale, tra poco meno di due settimane, esattamente il giorno di Inter Milan, e sarà appunto la terza edizione del derby di Milano, derby di ritorno dopo la vittoria del Milan all'andata. E a proposito di Milan, qualche settimana fa su YouTube, lo sapete, è uscita anche la Supercoppa degli youtuber, praticamente il super derby degli youtuber tra Milan e Roma, con la vittoria dei rossoneri. E sabato qui sul canale uscirà un video assieme a Harry Lazza in cui leggeremo e risponderemo ad alcuni dei vostri commenti. Ma adesso eccoci qui, e come vi avevo anticipato c'è un po' un mix d'età per quanto riguarda gli attaccanti. Felix Afenaghian l'avevamo già inserito e comunque resta un giocatore che possiamo prendere, lo stiamo seguendo in questo momento. Poi mi avete consigliato Botheim del Bodø Glimt, effettivamente il norvegese può essere un giocatore adatto perché ha 21 anni, quindi non è appena maggiorenne proprio sconosciutissimo. Al tempo stesso gioca in Norvegia e quindi sarebbe anche realistico un trasferimento in Danimarca alla corte dei campioni di Danimarca, che giocano l'Europa League, da un Bodø Glimt che gioca invece la Conference, quindi comunque un piccolo upgrade. Poi ho messo Mortensen, semplicemente il miglior centravanti in Danimarca in questo momento, cioè quello che ve lo raccontavo nello scorso episodio, si è giocato il titolo di bomber praticamente della Superliga l'anno scorso, poi l'ha perso perché è stato Ure il capocannoniere del campionato danese, però è partito bene anche in questo campionato, ha segnato tantissimo, ha segnato anche a noi Mortensen. È chiaro che andremmo a depotenziare molto un'altra rivale, che è appunto l'Aarhus, e in questo modo si abbasserebbe un po' il livello del campionato, quindi mi fa impazzire meno come scelta. Così come mi fa impazzire, ed è anche per la verità più difficile, un ritorno di Kamil Wilczek, che oltre ad aver giocato in Italia con il Carpi,
non tanto bene fece all'epoca, ha giocato col Brøndby e poi ha tradito il Brøndby andando al Copenaghen. Insomma, una roba imbarazzante, e a maggior ragione non credo che possa tornare, però io l'ho aggiunto perché comunque tra gli attaccanti papabili c'era, insomma, il preferito in questo momento per tanti motivi è Boateng e l'alternativa Felix. Li prenderei tutte e due, bisogna vedere il budget, li stiamo seguendo e quindi intanto ci avviciniamo alla sfida contro il Copenaghen e poi vediamo chi prendere prima e a quanto. E purtroppo però siamo arrivati alla partita con il Copenaghen senza avere notizie di nessuno, se non il resoconto finale su Mortensen, che a parte non è tra le priorità, ma poi lo vedete in questo momento in grafica, costa comunque molto e quindi non è sicuramente un colpo semplice. Mortensen che ha già un gol di più di Ure e mi sa che aumenterà il divario perché Ure sta fuori per 3 mesi. Dobbiamo giocare il derby senza attaccante, senza centravanti, quindi ci ragiono un attimo, vediamo cosa posso inventarmi e cominciamo con questo episodio dalla partita più importante. Wind, tocca Schwabe, ma non basta, 16° gol stagionale del 23, ma soprattutto 2-1 Copenaghen al 10° del secondo tempo e ancora avanti la squadra di Torup. Fischia 3 volte Christoffersen, lo scherzo di Torup al Brøndby, il tecnico che nel 2015 vinse lo scudetto con la Midtjylland, fa un favore alla Midtjylland che dopo un pomeriggio negativo, il pareggio casalingo contro il Randers, approfitta della sconfitta dei rivali e guadagna un punto. Sono 2-2 giornate dal termine. Derby da sempre possono cambiare una stagione, rilanciare una squadra in difficoltà oppure confermare determinate cose, ma da queste parti possono anche prima farti soffrire e poi farti godere. È il caso di questo derby che nel mese di maggio del 2021 sembrava aver cancellato totalmente le speranze scudetto del Brøndby, che perdeva qui 2-1 e si allontanava dalla vetta difesa dal Midtjylland. Solo che poi il Copenaghen nel turno infrasettimanale vinse anche contro il Midtjylland, permettendo così alla Brøndby di rientrare in corsa e poi, insomma, sapete che cos'è successo. Questo invece di derby deve farci capire chi siamo per davvero, perché abbiamo perso, pareggiato e vinto nelle prime 3 giornate della Superliga in 21-22, giochiamo contro una delle favorite per il titolo finale e giochiamo già con 3 defezioni importantissime. Davanti a Jonsson ci sono Dykes, Gabrielsen, Oikonomu, Bengtsson, Lerager, Folk, Capitan Zeka, con Singh e Pip Bill alle spalle di Wind, un altro attaccante molto interessante che gioca in Danimarca. Wind che ha segnato alla Brøndby nell'ultimo derby. Questo invece è il Brøndby. La novità è non dare fiducia né a Singh né a Divkovic, che sono 2 attaccanti naturali, ma dare fiducia a Skjelderup, che gioca centravanti nel 4-2-3-1 e quindi 2 trequartisti naturali, che sono appunto il 29 e l'8, che è Greve. Però vediamo se Skjelderup renderà anche in quella posizione. Sarà difficile, ma si comincia con il derby e soprattutto con la 4ª giornata. Corto Jonsson, Gabrielsen, occhio che controlla male, Greve ne può approfittare. Dribbling doppio, dentro Mabil, Greve vuole sterzare. Le finte dell'8 che insiste, sempre Greve, dentro la palla non filtra ma resta incollata al danese che insiste con le Lager su di lui. Lo porta fuori, poi si ricomincia da Wigan, resta lì il Brøndby. Tocco morbido, Singh chiude male, quindi Edlund cerca il cross, Bengtsson va a ribattere, tanta confusione. Bruce di prima, buon pallone per Wigan, occhio al movimento di Greve, servito dentro l'aria, la palla passa, Greve al cross, secondo palo. Quindi Mabil vuole ripartire, alla velocità per farlo, si conquista anche un po' di campo e va Alex Midtjylland sulla corsia, Dykes lo insegue, dalla parte opposta c'è Edlund, dentro arriva anche Greve, la porta Mabil, dentro il suggerimento per Skjelderup, dentro per Greve, movimento di Mabil, quello di Skjelderup, si apre il Copenaghen, tocco dentro per il 29 che passa in area, Skjelderup guarda Jonsson che riesce a toccarla, o no, non l'ha toccata? Non ci posso, l'ha toccata, però che cosa ha sbandierato il guardaline, scusate, ha dato rimessa dal fondo, non ci posso credere, non ci posso credere, era calcio d'angolo grosso come una casa, ha dato rimessa dal fondo,
Questa me la dovete spiegare, eh? Nei commenti, per favore, ditemi la vostra. Wind intanto controlla, si gira. Poi Bill Mirante. Prova Bengtsson, male il tocco. Wigan ringrazia. Ha trovato Simon Edlund. Ripartenza Brondby. Vediamo se c'è. Sì, con il triangolo e palla per lo svedese. È scoperto il Copenaghen. C'è Mavind dalla parte opposta e Skjelderup in mezzo. Li vede Edlund. Vuole Skjelderup. Quasi autogol di Gabrielsen. È soltanto calcio d'angolo. Corre il 3, non crossa. Palla fuori per Singh che guarda la porta. Trova Bill, limite. Bill sponda su Wind. Dobbiamo rimanere concentrati e ben posizionati. Altro tocco dietro. Bill, Stage, 1-2. Occhio al Copenaghen. Wind in posizione di rientro corretta. Poi servito ancora. Mirante. C'è. Calcio d'angolo di Singh a cercare Oikonomu. Brusa a dar fastidio, non a chiudere bene. E quindi insiste l'ex Bologna, che viene aggredito. Difende il pallone. Ledager è solo. Traversa. Poi Vilcek, colpo di testa. Mirante facile. Occhio perché stiamo dormendo. Lo rincorre Bruce, superato ancora. Stage, limite, Vilcek dentro il pallone. Bill, Mirante, Bill se l'è mangiato. Il Brondby non difende più. Bill, dentro per Singh, in mezzo solo Vilcek. Non bisogna lasciare angolo per il cross. Bravo Maxo, non è finita però. C'è Bill e c'è anche Mirante all'89esimo. Altra grande occasione per il Copenaghen. Occhio al calcio d'angolo di Zeka a cercare Oikonomu. Ci mette la testa Bruce. Poi altro cross, calibrato male, quindi Mabil per il contropiede, un 2 contro 2. C'è Skjelderup che va profondo, lo vede Mabil, servire adesso Skjelderup che però forse non ci arriva. Oh, forse sì, Edlund in area, sbilanciato però Edlund, che ha perso l'attimo. Poi altro cross per il centro, anticipato Greve che insiste, ma c'è Jonsson e c'è anche fallo in attacco. O forse no, niente fallo, è semplicemente finita qui. 0-0 nel derby di Copenaghen, è stata una battaglia. Ma anche una brutta partita da un punto di vista di spettacolo. Credo sia un punto guadagnato e non due punti persi, in primis perché giocavamo in casa del Copenaghen al Parken, e poi perché hanno fatto di più. Hanno colpito una traversa, noi un palo, ma è un autopalo. Loro una traversa, tante occasioni. Ci prendiamo questo punto e andiamo avanti, anche vista l'emergenza che avevamo. Intanto abbiamo il resoconto finale su Felix e costa più di Mortensen. Proviamo a prenderlo in prestito. Comunque quello è il nostro budget e volendo si può anche comprare Felix, solo che ci servono due attaccanti, quindi andiamo in prestito. Andiamo in prestito però con diritto di riscatto. Vediamo un attimo. 2,5 milioni. Sono disposti. Ragazzi, io lo so che mi direte che ho offerto tanto, però ho seguito semplicemente le indicazioni dell'assistente che mi stava dicendo prima, insomma, nel testo, nella descrizione, no? Quando hai finito di seguire un giocatore, lì a destra, per capirci, e, che potevamo prenderlo a quella cifra e quindi va bene così. Ora, resta comunque un'incognita, perché lui deve accettare la destinazione, cosa che Riccardi non ha fatto, quindi non è per niente scontato che arrivi. Ha rifiutato, infatti. Ha rifiutato anche Felix. In questi casi può considerare la trattativa chiusa. A meno che non provassimo a comprarlo, perché a quel punto se lo compriamo andiamo a trattare con lui e se trattiamo con lui magari lo convinciamo coi soldi, come sempre. Facciamo così, però dobbiamo aspettare qualche settimana. La certezza è che per il momento dobbiamo continuare con questo assetto qui, quindi Skjelderup centravanti. E mi fa ridere perché giochiamo contro il Nordsjælland e io, se mi dite Brondby Nordsjælland, penso soltanto a una cosa. Quando il Brondby vinceva il suo ultimo titolo, molti di quelli che oggi sono in campo sognavano a malapena di diventare calciatori. Per qualcuno cresciuto qui, come Lindstrom e Frendrup, sarebbe il finale perfetto. E allora ci si mette il destino. Due rossi e oggi la partita non la giocano, la guardano. Da tifosi e come i tifosi che aspettano questo momento da 16 anni. È il 24 maggio 2021, è il Brondby Stadion di Copenaghen, è Brondby contro Nordsjælland, l'ultima battaglia prima della gloria. È stata la partita della storia, oggi vuole essere la partita del ritorno alla vittoria per un Brondby che scende in campo in questa quinta giornata dopo aver raccolto appena 5 punti nelle prime 4, però è pur vero che abbiamo giocato contro Aarhus e Copenaghen. Occhio al tocco verticale, subito su Antman che si gira, Mirante risponde ma il Brondby no difensivamente. Skjelderup, fanno dentro Edlund, l'ho visto Skjelderup, servito, Edlund che la fa passare.
vuole cercare un'idea, un po' di spazio, tocco dietro per Wigan! Come l'anno scorso, sempre contro il Nordjylland, Lasse Wigan, 1-0 per il Brøndby alla mezz'ora. Ancora su assist di Edlund, neanche a farlo apposta, nella stessa porta. Un bacio a Rudy Zlatan se sta guardando questo video. Brøndby 1, Nordjylland 0. Altra palla verticale. Francis dentro, ci apriamo e c'è Amon che ringrazia. 1-1 al 67esimo. E adesso farlo di nuovo non sarà semplice. Skjelderup che adesso passa alla tre quarti perché è entrato Divković. Eccolo Divković, dentro Mabil. Servito, ancora Divković, di ritorno per Mabil che è solo in area, Mabil sul destro e l'abbiamo fatto ancora, sì, 2-1 con il destro morbido piazzato all'angolino di Aver Mabil, primo gol in campionato e 2-1 Brøndby. Guardare anche Edlund, palla che filtra, andiamo a chiudere questa partita con Simon, dentro anche Divković tra gli altri, c'è Mabil sul secondo, Edlund la mette, dentro per Divković, anche lui col primo timbro stagionale appena entrato, non sarà Ure, però è un attaccante di ruolo e fidatevi, la differenza si vede, 3-1. Poi non un gran rinvio, palla in zona Edlund che colpisce, Skjelderup, la sposta sul mancino dove c'è spazio per andare, vince anche un rimpallo. Sempre Skjelderup in area, protegge il pallone, crossa anche per Mabil! Mamma mia! Aver Mabil! Cala il poker in grande stile! 4-1 per il Brøndby, un gol pazzesco di Aver Mabil, giocata di Skjelderup, cross che sembra lungo e quindi lui si allunga in sforbiciata, Dudu ci mette del suo perché si tuffa senza mani, ma 4-1 per il Brøndby col gol più bello di questo inizio di stagione. E allora si riparte con grande entusiasmo perché in questo mese avremo anche la sfida col Midtjylland, poi altre partite da vincere e basta e l'Europa League. Il mese prossimo vogliamo arrivarci carichi e motivati con qualche giocatore in più magari dal mercato. E allora la scelta ricade su Yahya Doukouli, giocatore dell'Adelaide, australiano 18enne, giovanissimo, che abbiamo preso, voi state vedendo le immagini, con questa modalità, direttamente l'acquisto del calciatore, pagato poco, ma prezzi insomma da A-League australiana, e poi lo stipendio. Abbiamo parlato un pochino con il procuratore, alla fine abbiamo trovato un giusto compromesso. Fatemi sapere che ne pensate, fatemi sapere se conoscevate Doukouli. La cosa che mi piace di Doukouli è questa qui, quindi può giocare sia a sinistra sia a destra. Va bene. All'occorrenza sostituisce uno tra Mabil e Edlund. Non possiamo pretendere di avere una rosa lunghissima in questo momento, no? E quindi ci accontentiamo di questo, aspettando un po' di tempo per poter tornare su Felix, come vi dicevo, e avanzando col calendario. E finalmente possiamo ritrattare con Felix. Io andrei su di lui, ragazzi, perché può giocare esterno a sinistra e attaccante centrale. È un ATT naturale, secondo FIFA, e quindi a noi fa piacere. Ripartiamo da qui, ma stavolta, come vi dicevo, andiamo ad acquistarlo. Partirei da 1,7, che poi è quello che c'è scritto lì. Ne vogliono 1,8 e noi ne diamo 1,750. Accettano, andiamo a trattare con Felix. Allora, trovata un'intesa su tutte le prime cose riguardanti il contratto, è tempo come sempre di parlare di soldi. Lui prende 4.800 alla Roma e noi offriamo lo stesso qui al Brøndby. Come sempre l'incognita è il bonus ingaggio. Il bonus ingaggio io lo metterei a 2.000, vediamo che dicono. Accettano e allora Felix Afena Gyan è un nuovo giocatore del Brøndby e questo è un grande acquisto perché lo conoscete, lo state conoscendo in Serie A, è un giocatore che ha grandi margini di crescita, noi lo acquistiamo in un momento, volendo contestualizzare il tutto, in cui non ha ancora esordito con la prima squadra della Roma e quindi bene così, ce lo regaliamo e vedete che avendo preso altri due giovani anche la dirigenza apprezza e noi apprezziamo che loro apprezzino. E la tocca Felix Afena Gyan in direzione di Skjelderup. Questo sarà il nostro pacchetto offensivo da oggi in poi. Vediamo se rende il 29 che torna alla tre quarti ufficialmente. Il 9, vediamo se fa il 9 ad accompagnare la manovra del Brøndby che prova a trovare subito i primi spazi offensivi con Wigan che cerca il secondo gol di fila e il terzo in campionato. Qui trova un buon cross per l'inserimento di Skjelderup che segna anche di testa, giocatore totale, 1-0 al quinto.
ha trovato Jens che si gira, trova al limite un compagno, poi tocco dentro per Kadri in area, si gira, cerca spazio, lo trova anche e spacca la traversa con Mirante che questa volta era battuto, ma con lo squillo, l'unico fino a questo momento dell'Odense, che deve un po' svegliarci. Tocco dentro per Kadri, poi Thomas, se ne è passato bene, guarda Mirante e riesce a batterlo per l'1-1. S'arrabbia Mirante e fa bene, perché quel legno che hanno colpito prima non ci ha svegliato. Sta arrivando anche Schielderup a sostegno, Felix lo guarda, lo serve adesso, viene anche sbilanciato, tocco di ritorno per Felix che calcia forte addosso al difensore, c'è comunque Radosevic che apre per Duculì in area, Duculì! Bernat in calcio d'angolo, cerca Edlund, lo trova bene Simon che anticipa l'avversario, vuole dialogare con Divkovic che però parte, e quindi a destra arriva molto veloce Bruce che punta la porta, anzi no, la porta è troppo esagerato, ma trova Duculì che al secondo tentativo segna il gol del 2-1, il primo all'esordio con la maglia del Brøndby, perché forse era troppo, come dicevo, che cercasse la porta Bruce, che in realtà era defilatissimo e ha dei piedi non eccellenti, ma nel fare assist perfetti, perché trova Duculì che ha tempo di girarsi e poi mettere dentro il gol del 2-1. Male l'Odense, ma sono scarsi ragazzi e li abbiamo fatti sembrare forti dormendo a inizio secondo tempo. Testa di Duculì che ha trovato Schielderup, occhio che va sul destro Schielderup e calcia! È un fenomeno! Andreas Schielderup, doppietta, 3-1, finisce qui e abbiamo un fenomeno alla tre quarti, è già il nostro 10, anche se ha il 29 sulla maglia, qui parte da lontano e poi boom all'incrocio. E allora possesso finale di un Brøndby che annusa e centra la prima, seconda vittoria consecutiva in questa carriera. Importantissimo acquisire continuità, perché poi significa anche acquisire fiducia. 3-1, dovevamo vincere oggi, però poi anche il campo nuovamente ha dimostrato che non è mai scontato. Vai a portare a casa i tre punti, lo sappiamo perché la seconda giornata abbiamo pareggiato a fatica contro una neopromossa. Però era importante, come le risposte, come il gol di Duculì, il fenomeno che è Schielderup, andiamo avanti su questa strada. Anche perché questa è la classifica momentanea, siamo al terzo posto, già più uno sul Copenaghen, a meno 7 dal Midtjylland, che però sarà il nostro prossimo avversario. Ci divertiamo perché è bene affrontare subito queste squadre. Col Copenaghen abbiamo sofferto, potevano stravincere, però è finita 0-0. Il calcio poi è fatto di risultati, di come affronti le partite. Noi ci siamo sacrificati, ci siamo protetti e è andata bene. Gara che giocheremo ancora in casa nostra, e questo è un bene, perché l'anno scorso il Brøndby ha perso tutte le partite che ha giocato all'MCH Arena per 1-0, tra l'altro. Ha vinto invece l'ultima che ha giocato in casa, e lì il 7 aveva un valore importante. 7 che sono i punti di distanza in questo momento, sono anche i gol di Isaksen in questo inizio di campionato, è il miglior realizzatore della Superliga. Dico 7 perché nel momento in cui Scholz realizzava quel calcio di rigore portando avanti il Midtjylland, la differenza in classifica era meno 7 per il Brøndby. Poi insomma lo sapete com'è andata, ed è andata così anche grazie a quello che successe in quella partita. Raccoglie Frendrup e riapre su Mensah, vicino Edlund, dentro Ure, la porta Mensah, va sul destro, guarda anche la porta, palo e gol di Ure! La risposta del Brøndby con il numero 11, finisce la maledizione dell'1-0, pareggia la squadra di Fredriksen. Arriva prima di Paulinho e qui attenzione ai tacchetti. Ma sai che questo può essere un altro elemento da VAR. E Paulinho va sotto la doccia, Midtjylland in 10, può cambiare la storia. Mensah cerca il cross che non filtra, poi diventa buono per Lindstrom e segna il Brøndby con Edlund che aveva sbagliato troppe volte in stagione contro il Midtjylland, e a 20 dalla fine ribalta la partita e avanti la squadra di Fredriksen. E poi palla buona per Sliman che nasconde il pallone con la giocata e va verticale, manda in porta Pavlovic per chiuderla, Pavlovic per il 3-1, e recita una sola frase molto chiara: il campionato è aperto, il Brøndby è vivo, è meno 1. Fischietto in bocca per Kirsgaard Andersen, nella bolgia del Brøndby Stadion Fredriksen batte per la prima volta in carriera Priske, il Brøndby riapre il campionato.
Bromley Midtjylland non sarà mai una partita come le altre. È la partita che ci ha insegnato a non mollare, anche se sembra tutto finito, anche se l'avversaria sembra molto più forte di te. È la partita che vi ha fatto innamorare del Bromby e di questo campionato. È l'espulsione di Paulinho, la traversa di Rosted, il tabù sfatato. Oggi è semplicemente la sfida contro la squadra più forte di questo campionato, la prima in classifica, anche se noi siamo i detentori, noi siamo i campioni e oggi vogliamo dimostrarlo con questo 11 e quindi con Divkovic che parte titolare mentre Felix parte dalla panchina. Chiaramente il restante 4-2-3-1 è quello consueto. Questi invece sono gli uomini di Eriksen, che è il nuovo allenatore della Midtjylland in questa stagione. 5-2-3, molto particolare quantomeno per il Midtjylland, con un tridente importante, con il loro capocannoniere della Superligaen, ma con il nostro Divkovic che tocca il pallone e comincia. Bromby Midtjylland con Ure, Mensah e Slimane che sono in tribuna a guardare e a tifare. Kajuste verticalmente, un buon pallone per Isaksen che si sgancia subito, tocco dentro, Bruce deve fare gli straordinari e riesce a farli. Kajuste, Marroni alle spalle di Bungard, ancora una volta per Isaksen che si è sganciato, guarda Mirante, Isaksen porta avanti il Midtjylland. Il gol del giovane talento in maglia 45, che aveva fatto male anche l'anno scorso alla Bromby, all'MCH Arena, fa 1-0 per gli ospiti. Isaksen si butta dentro questa volta, Marroni lo deve seguire, Cembe corre il 38 in area, Marroni defilato dentro, Mirante questa volta risponde presente. E finisce qui il primo tempo, siamo sotto, decide, tanto per cambiare, per quello che è stato l'inizio di questa carriera, Isaksen, che ha trovato l'ottavo gol in campionato, sempre più bomber della Superligaen. Noi un po' spenti, poco ispirati, ci serve qualche cambio forse. Kajuste, rincorre Felix, palla in profondità, Bungard legge e quindi Mabil mette giù il pallone. Riparte il 7, adesso con un po' di campo, guarda Felix, lo serve, si apre il Midtjylland, occhio a Felix, contro l'Ossel, Felix! L'ha sbagliato, clamorosa palla gol per Felix Afenaghian, la vera prima palla gol con la maglia del Bromby, cestinata. Lo va a prendere Bungard molto bene perché gli porta via il pallone e quindi Mabil, Felix, controllo a seguire, c'è ancora Mabil in zona, servito, corre Lex, entra in area, attende rinforzi, guarda il secondo palo dove c'era Edlund, poi allontana male l'Ossel, quindi Skjelderup, l'Ossel, Edlund, fuori gioco. Fuori gioco, cancellato il gol dell'1-1, ma gli stiamo facendo paura. Vuole sempre Isaksen, bella palla, Mirante esce, non dovrebbe, Isaksen morbidissimo, Cembe, Mirante si scontra col pallone, c'è Radosevic. Marroni, Isaksen, Kajuste, ancora Marroni, occhio all'inserimento, Mazzo, da capitano lo cancella. Pione Sisto, Evander lancia, le spalle di Cembe verso Lind, Cembe interviene e chiude, non è vero, non è mai fallo. Mabil, vediamo se va, vuole rientrare, giocata di Mabil che salta l'uomo, Felix, occhio a Skjelderup che è partito, servito, in area, Skjelderup, Skjelderup, l'Ossel, poi Mabil contro cross, fuori gioco ancora, stavolta di Mabil. Isaksen, Radosevic, e allora Skjelderup, parte Felix, servito, palla che passa, Felix pure, seconda possibilità per Felix, che fa 1-1 col 9 sulle spalle nella gara dell'anno, pareggio del Bromby con Felix, Afena, Gian e assist, il terzo stagionale di Andreas Skjelderup, 1-1, palla al centro, Linda a girare il pallone, Cembe, Cembe da difensore vero e quindi Mabil per Skjelderup, riparte Mabil, porta palla Skjelderup, vuole Felix, è partito Mabil, sì è partito, dentro Skjelderup, ma la porta Lex che entra in area, Mabil torna sul destro, poi non trova più il pallone, maledizione, poco freddi in questo caso, poco freddi e poi fallo di Cembe, anche qui da difensore e doveva randellare per impedire guai seri. Abbiamo avuto pure il match point in questo pazzo Bromby Midtjylland e francamente non mi aspettavo nulla di diverso. Qui c'è l'errore, regaliamoci l'ultima chance, vediamo se c'è tempo. Dukuli vuole andare, rimessa per noi, in teoria è finito il recupero, in teoria è finito e allora ricominciamo e finisce qui
1-1 tra Brøndby e Midtjylland. Altro pareggio contro una big, contro una potenziale rivale per il titolo. Pareggio contro la rivale. E li abbiamo beffati noi però, potenzialmente, perché freniamo un po' la loro corsa in vetta al campionato. Sono partiti meglio di noi. Siamo andati sotto e abbiamo rimontato, quindi reazione che c'è stata da parte nostra. Ora, abbiamo chiuso agosto, settembre sarà un mese molto importante perché apriremo col Silkeborg, giocheremo anche altre due partite di campionato, ma ovviamente la priorità è l'Europa League, dal punto di vista di attesa, di hype, su un episodio che uscirà molto presto, esattamente il 31, lunedì, ve lo annuncio già. Abbiamo preso l'esterno, abbiamo preso l'attaccante, abbiamo scoperto, stiamo scoprendo il nostro talento alla tre quarti, si è sbloccato Felix. Signori, ci divertiremo in questa stagione perché rientreranno i giocatori importanti. Tanti, voi però continuate a consigliarmi tutto qui sotto nei commenti. Un bacione, never give up e alla prossima. Ciao!